Volevo suicidarmi, ma René e Nicoletta hanno visto che avevo la pistola in pugno e si sono messe a urlare. Allora ho sparato a entrambe. Se avessi voluto uccidere anche Desiree lo avrei fatto, ma non ho voluto. È la sconvolgente ammissione di colpa da parte di Christian Sodano, un maresciallo della Guardia di Finanza, recentemente arrestato per un doppio omicidio. Sodano ha confessato di aver sparato e ucciso la madre e la sorella della sua fidanzata utilizzando la sua pistola d'ordinanza. Le vittime sono state identificate come Nicoletta Zomparelli e sua figlia René Amato. I loro corpi sono stati rinvenuti nella loro residenza alla periferia di Cisterna di Latina. La fidanzata dell'assassino confesso, Desiree Amato, è miracolosamente riuscita a sfuggire all'attacco e a chiedere aiuto prima che Sodano potesse compiere ulteriori omicidi. Va sottolineato che il giovane, come riportato, ha negato ogni coinvolgimento. «Avrei potuto uccidere anche lei, non ho voluto». Gli investigatori stanno attualmente approfondendo la dinamica dell'evento per determinare se Desiree sia riuscita a sfuggire per pura casualità o se il maresciallo della Guardia di Finanza ha deliberatamente scelto di risparmiarla. Presso la questura, l'uomo ha presentato una versione dei fatti che non concorda né con quanto è emerso dalle indagini, né con la testimonianza dell'unica sopravvissuta. Secondo gli inquirenti, il movente dietro l'omicidio sembra derivare dal rifiuto del finanziere di accettare la conclusione della relazione. Durante l'interrogatorio con i magistrati, l'uomo ha fornito una motivazione differente. Avevo chiesto a Desiree di venire a vivere con me a Latina, ma lei non mi aveva ancora dato una risposta. La sera non mi sentivo bene, non ero andato al lavoro. Abbiamo cenato e la mattina successiva abbiamo dormito fino all'ora di pranzo. È stato allora che abbiamo cominciato a discutere perché lei non mi dava la risposta che mi aspettavo. A quel punto Sodano sarebbe uscito dalla villetta per andare in auto a prendere la sua pistola d'ordinanza. Racconta. Volevo togliermi la vita davanti a lei, ma quando sono rientrato in casa armato, Desiree si è messa a gridare ed è scappata via. All'improvviso sono comparse la sorella e la madre. Hanno urlato anche loro. Non mi hanno aggredito e non c'è stata una colluttazione. Eppure ho sparato a entrambe. Per sfuggire alla furia omicida del maresciallo della Guardia di Finanza, Desiree si è rifugiata spaventata nel bagno, completamente sconvolta e in uno stato di shock. Incapace di comprendere appieno la drammaticità della situazione, è stata inseguita dall'uomo che ha abbattuto la porta. Quando lui l'ha trovata di fronte a sé, afferma di non aver avuto il coraggio di premere il grilletto. Anzi, avrebbe posato la pistola suggerendo a Desiree di farlo al suo posto, un dettaglio che rimane da confermare. In ogni caso, la giovane è riuscita a fuggire dall'abitazione calandosi da una finestra. Nel frattempo l'aggressore è uscito alla sua ricerca, ma successivamente è rientrato nell'abitazione dove sul pavimento si trovavano i corpi di Nicoletta e René, in un agghiacciante lago di sangue. La giovane René era ancora viva e si muoveva, offrendo una possibilità di salvezza. La narrazione di Sodano, a questo punto, assume connotazioni ancora più scioccanti. Era agonizzante, così le ho sparato altri due colpi per non farla soffrire. Un particolare straziante emergente è che il maresciallo della Guardia di Finanza, dopo l'orrore compiuto, si è allontanato in auto. Nel corso del tragitto è stato fermato in un posto di blocco, ma ha mantenuto il silenzio con gli agenti. Successivamente ha contattato suo zio, un carabiniere in pensione, confessando la terribile atrocità perpetrata. Lo zio, con abilità persuasiva, lo ha convinto a raggiungerlo nella propria abitazione a Latina, dove il presunto assassino è rimasto in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Al momento dell'approdo degli agenti, si è immediatamente consegnato. Il racconto è stato poi dettagliato dallo zio. Voleva suicidarsi, ma sono riuscito a tranquillizzarlo. Nel frattempo, Desiree, avvolta nel suo pigiama, si era recata presso un distributore di benzina. Il suo stato d'animo era sconvolto, manifestato attraverso pianti disperati. Ivan Esposito, il gestore del distributore e conoscente della ragazza, ha fornito il suo resoconto di quei tragici momenti.
Ho cercato di calmarla, di capire che cosa le fosse successo. Mi ripeteva: «Mamma è a terra e non si muove più. Mia sorella è ancora viva. Lui mi sta seguendo». Mentre Desiree si trovava nella stazione di servizio, si è verificata un'incredibile coincidenza. Giuseppe Amato, il padre di Desiree, si è fermato nello stesso distributore per fare benzina, ignaro di tutto ciò che era accaduto. Era inconsapevole della tragica perdita della moglie e dell'altra figlia. Ivan Esposito ha prontamente contattato la polizia, che ha accompagnato Giuseppe Amato, il quale era il marito e padre delle due vittime, alla villetta dove si era consumato l'orribile delitto. La scena che si è presentata davanti a lui è stata straziante. Nei giorni successivi, Desiree è stata interrogata dalle autorità competenti. Nonostante l'angoscia, la ragazza ha riunito le sue forze e ha rivissuto mentalmente il giorno della tragedia. Riguardo al possibile movente, ha condiviso dettagli con il pubblico ministero. «Lo volevo lasciare. Lui non lo accettava. Mi aveva già detto che se la nostra storia non fosse proseguita, avrebbe fatto del male a se stesso e alla sua famiglia. Una minaccia, purtroppo, non adeguatamente valutata. Ciò che la giovane ha vissuto sotto i suoi occhi rimarrà indelebile nella sua memoria. Le sue parole sono giunte sussurrate, ma portano il peso di un'esperienza insopprimibile. L'ho visto tornare verso la porta di casa con la pistola. Allora ho cominciato a urlare con tutto il fiato che avevo in corpo e sono scappata. Prima ha sparato a René, poi alla mamma. Tanti colpi». La giovane ha confermato di essersi rifugiata dapprima in bagno e successivamente nella legnaia, da cui è poi giunta ai campi attraverso un varco nella recinzione. Tuttavia, cosa possa aver innescato nella mente dell'uomo un tale atto di violenza resta un mistero inquietante. L'ipotesi di una premeditazione guadagna terreno, evidenziata dal contenuto di alcuni messaggi inviati da Sodano a Desiree e successivamente condivisi con un'amica della ragazza, che li ha messi a disposizione degli investigatori. Queste conversazioni sono perturbanti e rivelano che il maresciallo della Guardia di Finanza non aveva accettato la fine della relazione, al punto da contemplare la vendetta. In uno di essi scriveva: «Servirà l'esercito per fermarmi. Farò una strage. Vedrai quanto posso essere cattivo. Sei una falsa. Devi soffrire quanto ho sofferto io. Ti farò tanto male, fosse l'ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente». Lei, impaurita, cercava di tranquillizzarlo. «Sei davvero importante per me». Poi lui le aveva inviato una foto delle mani sanguinanti, se le era ferite sferrando un pugno contro il muro. E lei: «Devi stare calmo, fai sempre così, ma quando cresci? Con i pugni non risolvi niente, anche io sto male». Lui: «È tutta colpa tua. Ormai mi posso anche togliere la vita. Non sono Dio per giudicare una persona. Ma visto che Dio mi ha tolto quelle più care, i genitori morti alcuni anni fa, ne porterò anche io a Dio e ne porterò molte». L'ultimo messaggio sembra un terribile presagio. «Tu hai scelto. Ora ci sono le conseguenze. Domani mi divertirò io per bene. Ti piace farmi soffrire? Perfetto». La giovane non aveva comunicato nulla ai suoi genitori. Nel frattempo gli investigatori hanno proceduto al sequestro dell'auto, della pistola e del telefono di Sodano. La pistola è stata rinvenuta sul divano presso l'abitazione dello zio e, secondo le indagini, ha sparato 9 colpi in 2 momenti distinti. Ora verranno esaminati i contenuti delle chat, dei messaggi e dei profili social. All'interno dell'Audi di Sodano sono stati scoperti uno zaino, sacchi di plastica, guanti, nastri adesivi, manette e manganelli. Inoltre, sul sedile è stato trovato un proiettile. La domanda sorge spontanea. È una conferma che il delinquente aveva pianificato tutto e stava cercando di fuggire? Tuttavia, secondo l'avvocato di Sodano, questi oggetti erano utilizzati per la pesca. A Cisterna questi sono giorni segnati dal dolore. La cittadina purtroppo non è estranea a episodi simili e detiene un triste primato di femminicidi ed eventi di cronaca. Nel 2018 il carabiniere Luigi Capasso sparò alla moglie e alle due figlie nel sonno dopo essere stato lasciato. La moglie sopravvisse mentre lui si tolse la vita. Ai nomi delle piccole Martina e Alessia Capasso, amiche di René Amato,
si aggiungono quelli di altre vittime di femminicidio, sempre con Cisterna come scenario. Nel 2014 Tiziana Zaccari fu uccisa dal marito, un agente penitenziario. L'anno precedente Francesca Di Grazia e Martina Incocciati, madre e figlia, furono assassinate da un cittadino indiano. Nel quartiere San Valentino, dove risiede la famiglia Amato, Elisa Ciotti fu uccisa da suo marito Fabio Trabacchin. Nel 2018 a Roma, Desiree Mariottini, una sedicenne, fu vittima di violenza, picchiata e lasciata morire. Un susseguirsi di orrori senza fine.